In un piccolo paese chiamato Annicco, situato nella provincia di Cremona, si è verificato un tragico incidente. Mentre una madre stava allattando il suo bambino di 18 mesi, il piccolo è caduto dalle sue braccia. Attualmente la situazione del bambino è critica. I medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sulla sua salute. Il bambino è in coma e la prognosi è riservata. Questa drammatica situazione ha generato grande preoccupazione tra i familiari che sperano in un miglioramento delle sue condizioni nelle prossime ore. L'incidente ha avuto luogo in un paese con poche centinaia di abitanti nella provincia di Cremona. Secondo quanto riportato dalle prime informazioni, la donna stava allattando il bambino quando, per ragioni ancora sconosciute, il piccolo è scivolato dalle sue braccia e ha colpito la testa cadendo a terra. Immediatamente è stata chiamata l'emergenza 112, il numero unico delle emergenze, per richiedere un intervento urgente a seguito della caduta del neonato. Il bambino è stato portato al pronto soccorso, dove i medici hanno iniziato a valutarne le condizioni. Tuttavia, al momento non è stato possibile ottenere dettagli sull'intervento medico e sulle misure adottate. La gravità della situazione è evidente, poiché il bambino è entrato in uno stato di coma. I carabinieri sono stati coinvolti nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e ascoltare le testimonianze dei presenti.